Ricordo benissimo la fattoria, ricordo quando ero piccolo, entravo in stalla, una volta mi hanno ripreso, avevo 4-5 anni, stavo nella mangiatoia con 12 bovini che stavano mangiando e a me piaceva andare lì a carezzarli. La mia ricerca nel mondo dell'allevamento è partita soprattutto nel mondo del brado, dell'animale allevato completamente allo stato brado. Intanto sono animali abbastanza felici di stare in quella condizione, logicamente. Si riappropriano sicuramente di una vecchia identità, atavica identità. Gli animali, non avendo stalla, hanno un muscolo tonico, quindi tendono ad avere una fibra più resistente e di conseguenza o fai cotture sempre lunghe sulle carni o le rompi te a mano per fare una battuta a coltello o le macini, quindi approcci in maniera differente. Oppure, come facevamo noi per tanti pezzi, mandavamo la carne in frollatura per poi, una volta rilassata, arrivata a un punto di tenerezza giusta, la vendevamo. Questo è un quarto anteriore di una manza, di una vacca, ed è di una buona frollatura, ad esempio. Questo è già un dry age, di un pezzo intero. Qui abbiamo una macellazione del 2 febbraio, quindi oltre un mese di frollatura. Mio padre, una delle prime cose che faceva quando lavorava il bovino, e soprattutto questo, il quarto anteriore, smontava subito la spalla, prendeva il collo, lo disossava tutto, lo metteva sul banco. La bestia era stata macellata il giorno prima, al massimo 2 giorni prima. Tagliava 2 fette e lo portava a casa. Ed era una cosa meravigliosa, 2 giorni di macellazione, fantastica, anche se l'animale era duro. C'era l'approccio a una masticazione che forse si è persa. Le persone ormai non vogliono mai e poi mai faticare quando masticano. L'altra cosa fondamentale è che molto spesso la carne viene individuata appunto per la tenerezza, e con la tenerezza viene individuata per il contenuto in grasso, per la scioglievolezza. Ok, è piacevole, ma è anche molto facile. Molto molto interessante invece è assaggiare la carne nel suo essere, la fibra muscolare, dove non c'è la piacevolezza del grasso, ma c'è una consapevolezza differente che è data dalla struttura della fibra. Gli animali hanno sempre avuto un valore alto, e siccome questo qui è un sacrificio, ancora di più deve essere il valore, perché così è un sacrificio dell'animale verso noi stessi. E quindi deve avere un valore. Se io devo uccidere o devo farlo fare, in realtà la mia coscienza è riguardo la trasformazione. E non c'è un limite nella morte. Uno dei problemi maggiori, ad esempio, legato a tutta questa nuova tendenza vegano, non vegano, moda, non moda, secondo me è un po' da rivedere, nel senso che l'importante non è l'attimo della morte, che tanto ci sarà per ognuno di noi, ma è la vita, come abbiamo vissuto nella vita. E questo la natura ce lo insegna. Se noi guardiamo tutta la sfera della natura, gli animali create attorno alla natura, ognuno ha un compito e ognuno ha una fine. Il problema è legato invece a come fai vivere l'animale, e più un animale ha vissuto bene,
più ha un'energia positiva e di quell'energia positiva tu te ne puoi nutrire e ridonare.